Buongiorno a tutti, io sono Alberto e lui è Agonia, il mio nuovo compagno di viaggio. Agonia è un nome particolare perché c'è un motivo, ve lo spiego dopo avervi fatto vedere una tornata fresca fresca di questa mattina su questa fantastica valle. Tengo a ringraziare Antonio di Wild Road Garage che ha fatto un lavoro a livello motoristico eccezionale, cioè io ho portato un mezzo che non andava e adesso in un mese ci ho già fatto 5.000 km, giusto senza nessun tipo di problema. Voglio ringraziarlo di cuore perché è un amico e una persona di cui mi fido ciecamente e poi a livello professionale sono in gamba, lui e il suo staff. E ringraziare i ragazzi di VRC che telefonicamente sono riusciti a mettermi a posto il boiler, una cosa incredibile. Beh, come vi dicevo, lui è il mio mezzo, è il mio compagno di viaggio. È un Ford Transit, la cellula è un C turistico, cioè per intenderci quelle cellule che si infiltrano solo a guardarle. Però ho rifatto le sigillature, ma nei prossimi episodi ne parliamo. Perché si chiama Agonia? Perché l'ho chiamato Agonia? L'ho chiamato Agonia per un semplice fatto, perché di Ford Transit ancora in circolazione ce ne sono tanti, ma quelli che ci sono in circolazione sono per la maggior parte sono diesel. Lui è un 2000 benzina GPL. Agonia perché è lento in salita, è lento in pianura ed è anche lento in discesa, è una cosa incredibile. Però ha un motore molto generoso, ti porta ovunque. Dunque, voglio parlarvi della manutenzione. Veramente elementare questo motore, se riesco a metterci le mani io, riesce chiunque. Ha poca manutenzione, però quella poca che ha bisogna farla, bisogna rispettare gli intervalli. Ad esempio, l'olio motore è consigliato un 10-40 e bisogna cambiarlo tassativamente ogni 10.000 km. Le candele, sinceramente, quando l'ho cambiato ho fatto un attimo fatica a trovarle perché sono delle candele particolari che poi in un prossimo video vi farò vedere. Ma sicuramente un buon ricambista ricapitolando, è un mezzo sì, vintage, è un mezzo ormai vecchio, però mi sta dando tante soddisfazioni, cioè mi sta portando in cima ovunque. In questi pochi mesi, diciamo, mese qualche giorno, mi sta facendo divertire veramente tanto. La cosa fondamentale è la manutenzione. Quella bisogna farla tassativamente, 10.000 km l'olio, 7.000 km le candele, controllare ogni 50.000 km l'olio del cambio e soprattutto i freni, bisogna dare la massima cura e importanza alla manutenzione dei freni. Poi per il resto ti porto ovunque.
Sono contento di avervi fatto conoscere Agonia. Ci vediamo presto qua sul canale. Ciao ciao.